Di nuovo in studio la seconda parte della finestra sul territorio dedicata al lavoro. Se nella prima parte, sempre insieme al nostro ospite della CGIL, Dario Pappaterra, ci eravamo concentrati su una storia di mobilità in deroga, nella storia che adesso vi raccontiamo vediamo come il non lavoro si può trasformare anche in sfruttamento. Vediamo. Da Scalea vi raccontiamo un'altra storia di lavoro, una storia di precariato ma anche di sfruttamento. Ha deciso di raccontarla davanti alle nostre telecamere la signora Mafalda. Ho lavorato in tantissime aziende stagionali perché purtroppo qua a Scalea non esiste un lavoro fisso. E ho avuto molta esperienza a livelli economici e che a livelli di rapporto con il datore di lavoro. Ho lavorato a Praia, di cui non sono ancora stata pagata. Ho lavorato con molti Lido, che purtroppo non lo so il perché, ma alla fine o non mi pagano o finisce il rapporto di lavoro, perché qua a Scalea c'è crisi moltissima, non c'è molto lavoro e che purtroppo il lavoro non c'è e quindi la gente si stringe e stringendo loro non pagano noi operai. Purtroppo noi andiamo a lavorare e anche al sono stata 3 mesi, sono stata pagata 1,80 € a stanza, pagata che alla fine poi non sono stata pagata perché ancora sono in mano alla CGIL, che purtroppo ho dovuto, perché io ho 3 figli minori, quindi dovevo andare avanti in questo modo, devo essere pagato, io voglio i miei diritti, non è che voglio qualcosa in più che purtroppo io non li posso avere. Io guadagno 80 euro al mese, 2 giorni a settimana, di cui sono 3 ore a settimana. Purtroppo questo c'è, se non lo prendiamo dobbiamo prenderci quello che viene. Anche se questa ditta che è subentrata adesso è dal mese di febbraio che non vengo pagata, percepito lo stipendio. E purtroppo se non vado non mi pagano né l'uno né l'altro, se vado non sono pagata. Questa è la situazione a Scalea. Vivere dunque con 80 euro al mese più poche centinaia di euro che porta a casa il compagno della signora Mafalda, il tutto in un nucleo familiare che comprende anche 3 figli. Io sono una donna separata, dovrei percepire di soldi del papà dei miei figli, che purtroppo non percepisce nemmeno un centesimo. Sono questi 80 euro di cui vado avanti perché mi sbrigo un pochino, un paio d'ore da una signora e qualcosa, e riesco a accumulare qualcosa per far mangiare i bambini. Purtroppo o faccio mangiare i miei figli o mi pago un affitto di casa, una bolletta. Io preferisco far mangiare i miei figli che pagare un affitto di casa, anche se non è giusto questo, perché io sto da una proprietà privata e il padrone si deve pagare, però purtroppo se non ci si fa ad andare avanti, come si fa? Malissimo, malissimo, perché ti distrugge solo il pensiero
la sera quando vai a letto, domani come faccio, e se non riesco ad accumulare quel poco che devo fare. E si vive malissimo, malissimo, perché purtroppo ci sono caduta anche malata di questa situazione, perché non riesco, ormai il pensiero è quello, come andare avanti il giorno dopo. La notte non si dorme, perché come andare avanti il giorno dopo. E le istituzioni? La signora Mafalda ha provato a rivolgersi allo Stato, all'amministrazione comunale, alla Chiesa e anche ai sindacati. Ecco com'è andata. Sono andata al comune perché volevo una mano. Purtroppo sopra non mi facevano entrare perché il sindaco era chiuso. Sono dovuta andare in caserma. La caserma è venuto il carabiniere. Dopo che c'è stato il carabiniere al comune, allora mi hanno fatto entrare sopra. Quando ho spiegato la mia situazione al sindaco di Scalea, perché io non posso pagare l'affitto, un anno d'affitto da pagare, e ho detto una casa popolare, una mini appartamento per me, non lo so, qualcosa di piccolo. Sapete cosa mi ha risposto? Ha detto: io non sono un giudice, sono il sindaco di Scalea. Questo è il tutto. Parlando della chiesa diocesana, se ti pagano una bolletta devi aspettare un anno dopo per pagartene un'altra, perché loro hanno a disposizione questa, ma io non penso che la chiesa dà a disposizione 100 euro all'anno per famiglie. E in queste condizioni allora cosa c'è da aspettarsi per il futuro? Il mio futuro ormai, ma quello che penso io è il futuro dei miei figli, quello è il futuro dei miei figli, ma non vedo un granché. Io spero soltanto che con questa entrata che c'è stato sto Renzi qua cambia qualcosa, lo spero, spero che faccia quello che ha detto. La nostra intervistata era una di quelle donne che qualche settimana fa, nel corso della visita a Scalea del Premier Matteo Renzi, è scesa in piazza per manifestare i suoi problemi. Aveva realizzato anche un cartellone che ci ha mostrato, ecco nelle sue parole, il ricordo di quella giornata. Per la Chiesa diocesana, perché appunto quello che vi ho detto, io avevo problemi della bolletta che mi avevano abbassata la luce, sono andata dal prete, il prete mi ha detto no, non te la posso pagare, vai alla chiesa. Sono andata là, dove sono dovuta ritornare dal prete, perché il prete mi ha dovuto fare una carta dicendo che io ho bisogno, ma uno non lo sa se a Scalea ha bisogno, quello che ha bisogno, portando il modello ISE si vede uno che percepisce. Una donna separata con 3 figli minori che non percepisce di 80 euro al mese, come fa ad andare avanti con 80 euro al mese? Anche questa è una storia difficile da raccontare, difficile da raccogliere per poi mostrarla ai nostri telespettatori. Lo dicevamo prima, quello che emerge rispetto a quella che abbiamo raccontato nella prima parte è che qui il non lavoro si traduce in sfruttamento. Sì, non ci sono parole. Nel momento in cui si vede un servizio del genere, ti rendi conto che la realtà è quella che dicevamo prima, alle difficoltà di coloro che vivono una condizione di precariato, nell'incertezza dei pagamenti e quant'altro. Ci sono altre condizioni come queste di sfruttamento, di persone abbandonate anche dalle istituzioni, perché questo è che poi emerge. Nel momento di bisogno, una che si trova a vivere una difficoltà economica, madre di 3 figli, con 80 euro al mese, a chi si deve rivolgere? Chi è che gli può dare delle risposte? Beh, il primo passaggio che la signora ha fatto è quello di chiedere aiuto al sindaco, il primo cittadino. La risposta è stata quella, dico, che non è un giudice, non c'entrano niente i giudici, qua deve entrare in gioco la solidarietà, è quello che manca ormai nella società civile, dove ognuno pensa a se stesso e non si fa carico dei problemi degli altri, dove, come dire, l'assistenza sociale non interviene in casi di bisogno come questo. Ovviamente, dico, il primo passo che devono fare i servizi sociali
di Scalea, dico, e prendere in carico la signora appena intervistata, dico, e capire quali può essere un percorso da individuare e dargli un'opportunità, dico, anche perché vive problemi fisici da quello che diceva, per cui diciamo non può continuare a vivere con 80 euro. Poi c'è lo sfruttamento, ecco, lo diceva, che non è una novità per noi, io lo vivo quotidianamente, mi rendo conto di tante realtà, di tante situazioni diverse, ma che poi alla fine sono tutte le stesse, mancato pagamento, sfruttamento, come dire, ricatto, c'è di tutto. C'è anche la signora... queste tariffe, 1,80 euro per ogni stanza pulita, ma si tratta di fare poi 2 ore in 2 giorni differenti alla settimana, più o meno, ci è sembrato che... Ci ha descritto questo metodo di avviare il lavoro, di gestire il lavoro, che è nell'ambito dell'illegalità, voglio dire. No, se ho capito bene, l'attuale lavoro, quello che diceva, lavora 2 giorni alla settimana per 1 ora e mezza al giorno. Mentre si riferiva ad altre esperienze lavorative che ha vissuto la signora di Scalea, se non vado errato, che tra l'altro la conosco anche, diceva, dico, che per le esperienze sue vissute in tante altre attività turistiche c'è stato un sistema di sfruttamento che sono arrivati a dargli, a riconoscergli 1,80 euro a stanza, quindi sicuramente parliamo del settore turismo, parliamo di qualche albergo della zona, quindi alberghi, dico, che è evidente che c'è un sistema di sfruttamento, dico, che lo fanno in modo evidente, in modo palese, in quanto non c'è il contrasto, anche perché io devo dire, dico, che quando chiediamo gli interventi dell'ispettorato sono puntuali, cercano di farlo con la massima sollecitudine, purtroppo il problema è l'organico a volte che manca, dico, e quindi loro non riescono a contrastare quello che sono fenomeni che tra l'altro, dico, sono al limite dell'umanità. Io mi vergognerei se fossi un imprenditore a trattare una mia dipendente in questo modo. 1,80 euro significa, dico, che stiamo veramente pagando come quelli che pagano nei paesi in via di sviluppo. Tant'è vero, dico, che è ovvio, dico, che con 15 euro al giorno, dico, una signora non ci può vivere, anche perché costi per recarsi sul posto di lavoro e quant'altro, che poi tra l'altro quei 15 euro al giorno, da quello che ho capito, non li ha neanche percepiti, quindi è un sistema diffuso. Al sistema diffuso dell'illegalità, dello sfruttamento, come si può intervenire? E io credo, dico, che noi su questo, dico, possiamo dare una mano, noi lo diciamo sempre, che noi riteniamo, dico, che il ruolo del sindacato, il sindacato confederale ha un ruolo, dico, fondamentale in questo territorio e può tranquillamente, dico, proporsi per aiutare coloro che vivono situazioni di questo tipo, dico, e dargli le indicazioni, dico, per uscire fuori da quello che è un sistema di sfruttamento, dico, facendogli capire che ci sono delle norme, ci sono delle leggi, quindi la legge è quella che non bisogna rubare. Chi tratta un lavoratore in questo modo sta rubando, sta in qualche modo beneficiando di qualcosa che non dovrebbe beneficiare. Quindi c'è un illecito arricchimento, quindi un'appropriazione in debito di risorse che devono essere erogate ai lavoratori e che se ne appropriano a volte, non tutti gli imprenditori ovviamente sono così, e mi auguro che questi siano i pochi casi, anche se credo, dico, che il fenomeno non è limitato ai pochi casi, è un fenomeno abbastanza diffuso, probabilmente legati a quello che è il contesto territoriale, ma sono casi al limite veramente dell'umanità, perché l'illegalità è evidente, non ci sono commenti da fare sul mancato rispetto delle leggi e dei contratti che sono alla base dell'attività aziendale. Quello che noi possiamo fare qual è quello di informare i lavoratori, fargli capire che non si può continuare offrendo la propria prestazione lavorativa sempre al ribasso. Ci sono dei minimi che devono essere rispettati e quindi questo deve essere la base di partenza. Per farlo cos'è che necessita, ecco, per fare in modo che questo avvenga? Necessita che la gente, dico, faccia riferimento alle organizzazioni sindacali che sono presenti sul territorio, le CGL la trovano quasi in tutto il territorio, affronta decine e decine di controversie di lavoro, ma è anche, dico, un ruolo in qualche modo che noi facciamo, dico, per prevenire questo sistema, e quindi tante volte se riusciamo a trovare soluzione nell'ambito aziendale per evitare che poi nasce il contenzioso ovviamente, dico, porta problemi sia alla lavoratrice che non percepisce il salario, ma anche all'imprenditore che è costretto in qualche modo a difendersi nelle sedi giudiziarie. Quindi questo è un problema, dico, che
a mio avviso, dico, si può risolvere se si piglia coscienza di quello che sono i propri diritti e doveri del lavoratore, ma altrettanto da parte del sistema imprenditoriale, che molte volte in alcune aree di questa regione, dico, sono, come dire, delle utopie, per cui il sistema dello sfruttamento, anche per quello che diceva la signora intervistata, che quello se non vado io ce ne sarà un'altra che va, ci dobbiamo accontentare. No, non ci dobbiamo accontentare, perché se ci accontentiamo vuol dire che noi domani ai nostri figli gli insegneremo la cultura di accontentarsi, di non rivendicare i propri diritti, di non rivendicare quello che sono condizioni esigibili che sono legate al rapporto di lavoro. Andiamo a vedere l'ultima storia che vi raccontiamo questa sera. Il caso che andiamo a vedere tra poco unisce molti degli aspetti degli altri due intervistati. C'è il non lavoro da una parte, dall'altra parte anche motivi che impediscono di continuare l'attività lavorativa, eppure c'è la voglia a tutti i costi di avere al più presto una nuova occupazione, ci sono anche i problemi familiari, i problemi di salute, tutti in questa intervista, la vediamo insieme. All'inizio si stava bene anche qua, perché si lavorava, c'era la Marlana aperta, c'era l'ospedale. Infatti io il primo anno che mi sono trovata qua ho lavorato per una mensa che faceva la mensa scolastica a scuola e mi sono trovata bene. Poi l'estate ho fatto in un albergo di Praia, sempre le camere e quant'altro. E poi ho lavorato con una ditta di pulizie per un anno e mezzo. Poi ho avuto il quarto figlio e quindi non ho potuto più lavorare perché poi minacce d'aborto e quant'altro. Dopo sempre lavoretti saltuari, si lavora sempre stagionalmente, che lavori d'estate, sei sfruttata, sottopagata, non ti paga, ti fanno fare 10 ore di lavoro per una miseria, ti riassumono per 3 ore e te ne fanno fare 10, 12 a più non posso. Loro risparmiano i contributi, tu sei presa, hai bisogno, dici va bene, accetto, però non è giusto, perché se io lavoro 8 ore, devo essere pagata per 8 ore di lavoro, non mi assumi per 3 ore, ne faccio 10 e mi dai 800 euro al mese, non è giusto, perché poi l'estate sono quei 2 mesi e mezzo e d'inverno che mi mangio io? Perché poi fai una disoccupazione in base alle ore che sei stata assunta e quindi una miseria anche di disoccupazione. Però presa, dici, sono disperata, accetto, perché tanto se non prendono me o pigliano un rumeno o pigliano a un altro al posto mio, dici tanto non ci sei tu, ce n'è nato. E anche questo. Attualmente tu sei senza occupazione, senza lavoro, ti occupi di qualcosa, quanto guadagni al mese? No, io non, attualmente non lavoro, non posso lavorare, diciamo, per il momento, perché io sono responsabile di due genitori anziani di 70 e 71 anni che hanno problemi di salute, forti problemi di salute, quindi io unica figlia femmina che guida, li devo portare avanti, indietro. La mattina devono fare visite mediche e quant'altro. Mio papà a ottobre fino alla metà di dicembre abbiamo fatto 2 mesi e mezzo di radioterapia a Cosenza. Io andata e ritorno su una macchina, ho guidato all'andata, ho guidato al ritorno. E come faccio a assumermi un impegno di lavoro? Io vivo con 287 euro al mese. Sono soldi di mio figlio che ha questa indennità di frequenza che li prende da ottobre a giugno e poi in più una 100 euro che mi dà mio padre, perché giustamente prima prendeva l'accompagnamento, adesso gliel'hanno tolto perché è invalida al 100%, ha sempre le stesse malattie, però per un anno l'ha beneficiato e poi la commissione di Cosenza ha deciso che non ne ha più diritto. L'ultimo dei miei figli, che ha 9 anni e mezzo,
Da ottobre del 2005 abbiamo scoperto che è celiaco al 100%, non è né intollerante né celiaco al 100%. Adesso la regione, prima davano le ricette, tu andavi in farmacia con la ricetta, adesso hanno fatto i buoni. Questi buoni praticamente sono 94 euro, sono 4 buoni. Mio figlio dovrebbe mangiare con questa somma di 94 euro, tu vai in farmacia o al supermercato, supermercati che hanno aderito a questa cosa, praticamente nessuno, quindi tu vai in farmacia e compri pasta, pane, pan grattato, quello che ti serve, che purtroppo non puoi comprare tutto quello che ti serve per un mese, perché un chilo di farina ti costa 6,30 euro. Poi le merende, dobbiamo calcolare che un bambino che va a scuola e mangia le merende, quindi tu devi calcolare tutto e non ce la fai. Quindi spesso io devo acquistare la pasta in un supermercato di Praia, che meno male è ben fornito, vado là e compro la pasta e gli altri prodotti li prendo in farmacia. Secondo loro, facendo questo, dice, fanno concorrenza e i prodotti diminuiscono, ma non hanno capito che molti supermercati non hanno aderito perché non c'è guadagno. Quindi, oltre al danno pure la beffa. Come si va avanti quotidianamente con così pochi soldi? Devi fare Houdini. Houdini faceva le magie, così facciamo noi. Io penso che devi rinunciare a molte cose, a tutto, perché chi ha figli come me, come chi è come me nelle mie stesse difficoltà, la priorità la dai ai figli, quindi non so, la spesa la fai più per loro, quello che serve, la merenda, il succo, il quaderno, cioè non ci si vive. E infatti poi che cosa ti lasci? Le bollette? Perché o fai la spesa o paghi la bolletta, o gli compri le scarpe o fai... Così si vive affidandoti a Dio e dici, Signore mio, dammi la forza di vivere un altro giorno e speriamo che domani sia migliore di questo che se ne va. Quindi una lotta quotidiana, una lotta continua, come la lotta che hai dovuto fare per avere un tetto sulla testa? Sì, io... Questa casa è un alloggio popolare, io sono un'abusiva che il 12 di ottobre, il 1 ottobre del 2012, avendo uno sfratto esecutivo, non sapendo con i miei 3 figli dove andare, venuta a sapere che c'era questo alloggio vuoto, sono venuta con i miei figli, abbiamo aperto la porta con una spallata e ci siamo messi dentro. E da lì, da quel giorno sono qua, ho fatto richiesta di sanatoria, sembra che sia in corso di accertamenti, però non, fino adesso non nessun riscontro, però aspettiamo. Allora, tra virgolette, tu sei anche famosa. In questa serie di interviste noi stiamo chiedendo alle persone che incontriamo che cosa ne pensano delle istituzioni, lo Stato, la Regione, il Comune o anche i sindacati che difendono le vostre categorie, ma anche a volte la Chiesa, istituzioni che dovrebbero fare qualcosa per le vostre situazioni. Tu sei andata in piazza quando è venuto Renzi a Scalea con uno striscione e poi... abbiamo detto tra virgolette famosa perché sei stata anche intervistata da televisioni nazionali. In quel caso tu l'hai detto chiaramente che cosa vuoi, che cosa ti senti di dire a tutte le istituzioni, lo vogliamo ripetere? Allora, io l'ho detto già in piazza e lo dico anche in questa trasmissione. Io ringrazio i sindacati perché se non ci fossero loro che almeno ci tutelano in certo qual modo, saremmo proprio abbandonati a noi stessi, già lo siamo, finiremo ancora di più. Le istituzioni per noi non fanno nulla. Renzi, quando è venuto il 26 di marzo a Scalea, ci è venuto a prendere per i fondelli, per non dire proprio la parola come vuole essere detta. L'andrangheta, che lui vuole combattere l'andrangheta, ma l'andrangheta non l'ha da combattere in Calabria, a Scalea, a Praia Mare, l'ha da combattere a Roma, che l'andrangheta è a Roma, tra di loro, perché lui
sta bene, i figli mangiano, i figli di tutti i 400 parlamentari mangiano. E noi, i nostri figli, dove sono? Cioè, come fa? Come la fa mangiare? Dobbiamo andare a rubare? No, ci la mette fuori la chiesa come fanno i rom a chiedere l'elemosina. Ci devono ridare la dignità, noi calabresi, a tutti noi del sud, ci devono dare la dignità che ci hanno tolta. Perché noi questo vogliamo, noi non vogliamo mettere le mani in tasca a nessuno. Ci devono dare dignità. I fondi che l'Unione Europea stanzia per la Calabria, per il sociale, per il lavoro, dove sono? Dove vanno a finire? Io questo voglio sapere. Cioè, se io vado al comune e vado a chiedere aiuto a un comune, ai servizi sociali, e mi viene risposto che a stento si pagano gli stipendi loro, figuriamoci se ci sono i soldi per noi. E scusate, allora il sindaco che ci sta a fare? Io non penso che per il sociale non ci sono soldi al comune. Allora, a chi vogliono loro? Danno contributi, agevolazioni, fanno lavorare. A chi non vogliono loro, tipo persone come me, non ti danno nulla. Allora, io ho un figlio di 25 anni, potrebbe lavorare con la cooperativa dei lavori di spazzatura, visto che hanno dato l'appalto a una cooperativa. Perché ci devono lavorare persone che il padre lavora col comune da 30 anni, lavora il figlio, lavorano i due figli, cioè perché in una casa devono entrare quattro stipendi, a casa mia neanche mezzo? Senti Laura, affrontare questa situazione che tu stai vivendo ormai da diversi anni è anche una questione che mette alla prova il carattere delle persone. Nonostante tutti questi problemi, o per colpa di questi problemi, tu che visione hai del futuro? Io spero che il mio futuro, io lo vedo bello, roseo, perché sennò, se no lo vedrei grigio, nero, saremmo già morti e sepolti. Poi io sono una donna forte, non mi sono mai arresa. Io penso che Praia, come la Calabria, come l'Italia, penso che dobbiamo avere noi una svolta, ma la dobbiamo dare noi la svolta, perché se aspettiamo Carenzi o il Partito 5 Stelle o Berlusconi, no, ci dobbiamo muovere noi, la lotta la dobbiamo fare noi, con i sindacati avanti, noi dietro, e dobbiamo andare a Roma a fare una rivoluzione, perché sennò qua le cose non cambiano mai. Come anche al comune, le cose non vanno bene, fare una rivolta di paese, andare al comune e farci sentire, perché se facciamo sempre gli struzzi, che mettiamo la testa sotto terra, non succede niente. Purtroppo è così, chi come me che ha bollette da pagare, ha comunque un bambino che deve mangiare con 94 euro al mese, cioè come deve fare? Purtroppo mio figlio non è che dice che può mangiare la mia pasta, no, deve mangiare la sua pasta, deve mangiare le sue cose. Ma possiamo vivere noi così? La rivoluzione la dobbiamo fare noi del posto. Anche un po' di ottimismo in questa intervista, e poi là è una questione di carattere, però i problemi che sono alla base di questi tenori di vita, come quello che ci ha raccontato la signora Laura, continuano a rimanere. Il caso della signora Laura, secondo me, rispetto agli altri, mostra di più un certo senso di reazione, comunque la voglia di non rimanere in queste condizioni, di avere delle opportunità di lavoro, però giustamente la signora Laura dice noi ci mettiamo la voglia eventualmente di voler lavorare, poi chi è chiamato a risolvere i nostri problemi dandoci del lavoro si dia da fare anche lui. Sì, devo dire che Laura è una donna eccezionale, il modo come affronta le difficoltà lo dimostrano tutti. Io tra l'altro dico, dall'intervista emergevano diversi aspetti, uno che quello, un altro problema sociale che viviamo è quello degli anziani, i genitori che lei è costretta purtroppo a rinunciare
a volte anche a opportunità di lavoro per poter assistere i genitori, quando dico ormai sappiamo il sistema sanitario regionale qual è e quindi chi ha la fortuna di avere ancora qualche figlio riesce ad affrontare quello che sono le tragedie quotidiane che riguardano i problemi fisici che uno poi è costretto a vivere soprattutto nella terza età e quindi affrontare quotidianamente dico, quello che sono le avventure che la sanità ci pone. Poi vediamo che ha un altro problema che è quello di un figlio autistico che la regione, il sistema sanitario più che altro gli dà qualcosa, un aiuto che non è sufficiente essendo celiaco a coprire quello che è il fabbisogno alimentare e poi c'è il dramma che lei vive che è quello nonostante l'ottimismo, la volontà è lo stimolo che tra l'altro dico, è un messaggio forte che lancia lei e dice mettiamoci tutti e andiamo a Roma, ribelliamoci contro le amministrazioni quando non fanno bene, quando fanno discriminazione, perché se è vero tra l'altro le cose che ha denunciato la signora Laura sono di una gravità dico che in effetti dico, andrebbero meglio verificate e approfondite. Non si può in un momento di difficoltà assistere a fatti dico, o condizioni di privilegio che avvantaggiano chi magari dico, vive in una condizione economica sicuramente diversa. Il disagio che lei vive è quello dico, che tra l'altro di una donna separata, costretta a seguito dello sfratto e che nessuno si è fatto carico del problema sociale che viveva lei. Da quello che ho capito è stata cacciata fuori da casa. E per fortuna è riuscita a individuare un'abitazione, una casa popolare e a occuparla abusivamente come diceva lei, ammetteva, io sono stata costretta perché l'alternativa qual era? Quella che l'amministrazione comunale non danno sostegno, al problema che gli si pone si risponde picche, o andare a vivere sotto il ponte o un'abitazione che purtroppo dico, ha commesso anche un illecito, un reato che cerca di sanare, ha preferito ovviamente per dare un tetto ai propri figli dico, di entrare abusivamente in una casa popolare abbandonata che già le norme prevedono che nel momento in cui queste, i proprietari vengono meno dovrebbero essere riassegnati sempre che ci siano le condizioni assegnate a chi realmente ne ha bisogno, perché questo è un problema sociale. Le abitazioni, dico che purtroppo per quanto riguarda il sociale, non sono mai sufficienti e che magari dico anche su questo avrebbe fatto una riflessione perché ci sono tante case che sono state confiscate, invece di assegnarle ai bisognosi si lasciano marcire e magari dico, gente dico, come Laura è costretta abusivamente, ma non solo Laura, anche la signora di prima, la signora Mafalda, che diceva, dico io, dico, oh, se ho letto bene, aveva un debito con il proprietario che rischia pure lei lo sfratto, dice io ti voglio pagare, è il mio compito pagarti, è il mio dovere pagarti, perché io sto abitando nella tua proprietà, però non ho i soldi, quindi io che devo fare? O faccio mangiare i miei figli o pago l'affitto, che tra l'altro non saprei nemmeno come pagarlo, perché quelle poche decine di euro non sono sufficienti a fronteggiare quello che è il costo di locazione. La signora invece Laura ha una grinta in più, anche se negli occhi si vede la disperazione, guardate, dico, nel momento in cui uno vive di persona, immagine di questo tipo, si rende conto che c'è tanta gente che soffre, ma soffre nel vero senso della parola, una sofferenza il più delle volte in solitudine e quello è l'ulteriore dramma che in qualche modo dico, non dà come dire, prospettive future per avere come dire, dico, qualche condizione o una luce in fondo al tunnel per poter dico, vedere il proprio futuro e quindi dico, una speranza per gli anni futuri che possono riguardare lei e la propria famiglia. Le domande sono tante che ci poniamo, cosa fa il sociale? È vero, dico, dal punto di vista sociale si fa poco, non si aiutano casi come questi, io non credo che non c'è neanche una mappatura a livello comunale, a livello diciamo comprensoriale di quello che sono veramente casi di bisogno e poi si trovano costretti, come dire, dico, anche a contrastare il fenomeno che ormai rischiamo che in questo territorio si scontrano realtà diverse, quelle dell'est e quella nostra calabrese, la realtà locale che si vedono in qualche modo, a volte vedono colui che viene dall'est, che si presta in qualche modo di
periodico a lavori saltuari con costi sicuramente inferiori a quelli che vengono offerto, venivano perlomeno offerto ai locali, di cui quindi vedono quelli come coloro che gli rubano il lavoro. Così non è, perché purtroppo non si tratta qua di una concorrenza tra lavoratori, si tratta di un sistema che è un sistema che va rivisto, altrimenti l'Italia non ne uscirà fuori. E soprattutto la Calabria, che è un territorio che negli ultimi 10 anni non ha avuto condizioni di sviluppo dovute probabilmente anche a responsabilità politiche, perché le risorse ci sono state. Noi abbiamo una viabilità che non consente sicuramente di avere prospettive di crescita, e se non c'è la crescita non ci saranno opportunità per Laura, per Mafalda e per i tanti disoccupati, per i tanti lavoratori in mobilità, per cui dico il futuro ovviamente non è sicuramente dei migliori. Noi siamo in chiusura di questa puntata, speriamo di essere stati utili ai nostri telespettatori, ma soprattutto speriamo che queste interviste, queste immagini vengano viste da chi ha compiti e responsabilità su questi problemi e provi almeno un po' di vergogna per un operato che non è sicuramente rispondente a quelle che sono le esigenze del territorio. Ringraziamo Dario Pappatera per averci fatto compagnia in questa puntata. Grazie a voi per l'invito e per il senso, dico, che questa trasmissione ha sempre dimostrato di prendere a cuore i problemi sociali, i problemi del territorio, che in questo momento hanno bisogno anche di essere, come dire, portati alla luce e fatti emergere nella loro complessità. Problemi sociali, problemi, come dire, territoriali, ambientali, problemi di vita quotidiana, problemi reali che non nascondono quello che è il dramma sociale che realmente è in atto non solo in Calabria, ma io credo in tutto il territorio nazionale, se non europeo. Grazie ancora a Dario Pappatera. Prima di salutarci rinnovo l'invito ai telespettatori a fornirci considerazioni, anche critiche, all'indirizzo quello storico di Rete 3, redazione@rete3.tv, e rinnovo l'appuntamento a fra 2 settimane con una nuova puntata della Finestra sul Territorio. Buona serata.